Oh, ma suona così bene. La mette dentro. Clarence Seedorf, ragazzi, come corre? Vai. Roberto Carlos, stop e gol. Bellissimo. Vai, Robertone. Amici, un saluto da Jekyll e Max. Riprendiamo la Master League del Parma alla sesta partita e stavolta debutterà Clarence Seedorf, giocatore mastodontico. Si può schierare come centrocampista offensivo, si può schierare a lato ed è una bellissima cosa perché possiamo alternare Zidane e Seedorf a loro nel modo che vogliamo e sarà una bellissima cosa. Detto questo, preparo la formazione e siamo qua fra pochissimo. Siamo, allora, Parma che schiera Schillavert, Stromer, Lucic, Cannavaro, Edgar Davi, Cellini, Sedo, Zidane, Crespo, Roberto Carlos e Babangida. E affrontiamo invece Islob, Radok, Rio Ferdinand, Ferdinand, così, Stimac, Monker, Sinclair, Lomas, J. Cole, Lampard, Di Canio e Wayne Choppi, giocatore di un certo livello. Spero di non aver annullato tutto, ma meno male. Non volevo rifare la formazione. West Ham, praticamente squadra da tenere d'occhio. E sì, era la squadra di Di Canio, assolutamente. Mica male West Ham. Babangida. Vai, Babangida. Quindi insomma, alla fine oggi metto Seedorf laterale. Sono curioso di vedere come se la caverà, vediamo. Una bella varietà di nazioni per i nostri giocatori, non ne sono una bandita. Quasi, dai, il primo tiro mi ha sfiorato il gol. Abbiamo speso un sacco di soldi per Clarence Seedorf, ovviamente. Cerchiamo di rifarci un po' alla volta. Siamo come le formichine, accumuliamo, accumuliamo, poi si crea tutto. Un po' alla volta, dai. Roberto Carlos, Zidane. Bomba di Zidane, però non basta. Zidane è un signor giocatore, è anche il capitano della squadra. Ovviamente mi piace Zidane capitano, ma quando prenderò un certo difensore, un certo Paolo di una certa squadra in rosso-nero e della nazionale italiana, avete capito chi è? Probabilmente sarebbe un ottimo capitano. Capitan Maldini, e io lo voglio prendere, Capitan Maldini. Perdonatemi, non è una cosa che dico a scelta, vi piace. Maldini, a parte le statistiche alte, ma era ancora il Maldini al top, quindi assolutamente è un piacere vederlo. Maldini è stato rappresentativo anche della nazionale italiana. Oh, whose ball will it be? Okay, Zidane. He puts it through. Ok, oggi è più loquace il commentatore. Dice frasi che non gli ho mai sentito dire. He puts it through, ma suona così bene. La mette dentro. Clarence Seedorf, ragazzi, come corre? Vai. Roberto Carlos, stop e gol. Bellissimo. Vai, Robertone. Alla fine. Finisco sempre per emozionarmi quando ci sono queste cose, perché guardate, con tutto il tempo del mondo, nessuno lo fa meglio. Ecco qua, stop di petto, bellissimo, la spara in porta, di sinistro, ciao portiere. Se la vi, 1-0, siamo in vantaggio col West Ham. Cannavaro. Vediamo come va. Comunque finora Seedorf ho visto sul pezzo, pericoli quando arrivano in gioco alto è sempre pericoloso. È l'occasione peggiore per subire gol in gioco alto. C'è il grande J. Cole, mannaggia ragazzi. Vediamo Babangida, eccolo Babangida. Corre, corre.
Offside? Ma com'è possibile? Stanno fatto 1-2. Ah beh, sì, in effetti è andato anche lui a raccogliere ortiche. Peccato, era una bella occasione questa. Comunque è veramente una squadra devastante. Un certo, grande varietà di nazionalità, di giocatori. Fermatelo, ho dato calo, ma c'è Rio Ferdinand. C'è Rio Ferdinand contro, giocatore di un certo livello, io devo dire. A volte ti chiedi perché c'è West Ham e poi ti trovi lui. Ti trovi Di Canio, incredibile giocatore anche lui. Quando l'Italia se l'è dimenticato, non se lo sono dimenticato in Inghilterra, anzi, sapevano quanto valeva. 30 minutes into the first half. Vabbè, to Carlos. Crespo. Bella occasione. E segna Crespo con questo 1-2 magistrale. Io sono anche contento quando faccio 1-2 perché non sono facili. Ma quando riescono bene, è gol. Sì, veramente la strategia di 1-2 in sto gioco è ottima perché se vanno e funzionano, ti crei un'occasione fantastica davanti al portiere, come questa. Soprattutto riesci a spiazzare la difesa. Lucic contro Lomas. Io lo dico già in anticipo, mi piacerebbe una difesa tutta italiana con Cannavaro, Maldini e Nesta, lo dico perché sono tutti ottimi giocatori e vi assicuro che le statistiche del gioco di questi giocatori italiani probabilmente è la migliore difesa di tutto il gioco, se consideriamo Roberto Carlos un attaccante. Gol! E lo consideriamo un attaccante, ovviamente. Oh, dopo due partite difficilissime, un bel vantaggio, ci sta. Okay, let's take a look at that again. Fantastic effort. He gets into position so... Bene, 3-0. E qui si vede la prestazione incredibile di un Parma che c'è su tutti i fronti. Babangida. Gol! Chi è stato stavolta? Crespo, di nuovo. Mostruoso Crespo. Ok, let's take a look at that again. Let's take a look at it again. Fantastico. Allora, vediamo un po'. 4-0 che non mi aspettavo, ma con questa squadra. Can they attack from here? Pensavo di procurare l'angolo, vabbè. Seedorf è sempre pronto. Guardate un po'. Great sliding clearance. Ma stavolta si fa fregare da Sinclair. Ops. Here's the throw-in. Cannavaro, attenzione, Zidane. Vediamo un po'. Ancora Babangida. Ancora lui. Looking to the far post. Ah, stavolta niente da fare. Purtroppo niente da fare. Finito il primo tempo. Buona così. Vediamo dunque, secondo tempo. Prontissimo. Allora, è il momento in cui posso dirvi se vi piace questo progetto, se vi piace seguire le partite, potete dare un piccolo contributo semplicemente lasciando un like al video. È una cosa veloce, un piccolo gesto, però aiuta tantissimo noi youtuber e soprattutto ci permette di avere maggiori stimoli per continuare a creare, per velocizzare i progetti. A parte che adesso sto velocizzando tutto perché è tornata la TV buona, posso finalmente riprendere anche con la PS2 con tante cose belle, giochi del PC, Total War, Rome, finalmente piante contro zombie, finalmente. E quindi dico, è sempre un piacere, non mi spacco più la vista, sicuro che è stato terribile. Un monitorino grande si laver, ci salva. E quindi vi ringrazio, chiunque lasci like, non posso sapere perché non è privato un like, è una cosa, non ti viene a dire chi te l'ha dato, magari vi ringrazierei uno a uno, ma vabbè, detto questo andiamo avanti.
E Chilavert c'è ancora. Com'è agile quel portiere? Pensate che non è in grande forma fisica oggi, ma lo vediamo giocare bene. Roberto Carlos non ha bisogno di nessun alleato. Babangida si tuffa a vuoto, bellissimo. Non so neanche. Ah, ho visto sparire dei giocatori, cavolo. Tre volte che vedo sparire e non riesce a caricarli in tempo. Stavolta non ha tirato. Ha premuto quadrato, ma boh, non la prendeva. Incredibile. C'è stato qualche glitch nel gioco, eh. Ci fate caso, qualche glitch. Perché sono spariti i giocatori, poi il premuto quadrato non l'ha preso. Vabbè. Non è così grave. Su 4-0 non è così grave. Se era un altro risultato, sarebbe stato uno spareggio. Scila bene. Anche Espo. Va a toccarlo, vediamo un po' cosa si costruisce. Lo sapevo, 1-2, ma gliela passa troppo lontana. La Mangida, niente. La Mangida che alla fine oggi non è stato produttivo, ma la volta scorsa ci ha salvato. Cioè, rivedetevi il gol di Babangida del 2-1 della scorsa partita. Penso uno dei più alti momenti, non solo di Babangida, ma anche. No, non è vero. Aspettate, non è per meriti di Babangida, in effetti, però è stato divertentissimo. Babangida, ecco qua. Però viene superato da Rado. No, è Rio Ferdinand. È Rio Ferdinand. Era un bel bestione di fisico, Rio Ferdinand. Charles al posto di Lomas. Cannavaro. Cannavaro. L'area del Sedov. Ne avevo Vangida. Ah, che brutto tiro però. Peccato. La posizione era perfetta, cioè da qua. È impossibile sbagliarla così. Non riesco a capire. Anciopi. Di Canio. Di Canio che oggi in effetti non l'abbiamo visto molto giocare. I shoots. Cilaver. Ecco. Sedov. Mangira, vediamo cosa si inventa. La Ecco, banghida. ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Crossa, ma male. Niente da fare. Ok. Attenzione, contropiede pericolosissimo di Canio. Ma Lucic c'è. Ah, Cilaver, meno male, l'ha scalciata automaticamente prima che potessi farlo io. Per fortuna c'è questo meccanismo di protezione dei portieri che la spazzano via. Vabbè, adesso West Ham sta meritando tantissimo. Cellini. Edgar Davids. Signor Zidane. Roberto Carlos. Ok. Fa le sue cose perfette, guardate. Va sulla fascia. Niente da fare. Quindi insomma vi ho raccontato un po' di progetti di acquisto, oggi sono loquaci, non mi piacciono i misteri, voglio. Se ho dei piani chiari, lo dico apertamente. Crespo, Ango, vediamo come va. Io non so, non è che credo ci sia un metodo perfetto per tirare gli angoli. Però cerco di essere il più preciso possibile. Stromer? Se lo meritava un gol dopo le prestazioni fenomenali che fa lui. Grande Stromer. Ci ha sempre salvato in difesa, oggi si piglia pure il gol. Roba da terzini, eh. Anche se non è particolarmente un terzino, è una posizione, un po' cosa fa Lucic. Sinclair, 5-0. Risultato che credo sia abbastanza ingiusto perché West Ham stava attaccando tantissimo, ma hanno subito gol. Peccato, gol sbagliato poi subito, classico, eh. Mangile. Eh sì, e questo è un Parma che ingrana, come già detto, ci servirà in attesa di affrontare le top squadre. Va bene, mi spiace, interrompo il commento in inglese. Well, Terry, what do you think Allora, looking back on the game?
Vediamo com'è andata. Due gol di Roberto Carlos, due gol di Crespo e un gol di Stromer. Incredibile assist di Seedorf al debutto. Babangida, ovviamente, assist. Crespo ha fatto due gol, due assist. Fenomenale. Crespo veramente fenomenale. Un giocatore che comunque dà molto. E abbiamo guadagnato 13 punti di mercato, che non sono male. Da un po'. Mentre iniziamo a prendere le redini del campionato. Manchester-Barcellona 4-1, Ajax-Liverpool ancora, l'Ajax si è ripresa bene, 3-1, Parma-West Ham 5-0, Juventus-Milan 3-1, Chelsea-Leverkusen 2-0, Bayern-Monaco-Lazio 0-2, Inter-Monaco 4-2, e Leeds-Real Madrid 2-0, Leeds sappiamo che il gioco sta facendo bene. Ed eccoci qua, ci siamo. Barcellona stranamente ultimo, roba che la squadra che ha vinto con la stessa formazione quest'anno va ultima, cioè non so in che modo, non so come sia possibile. Classifica marcatori, non la vedo mai. Babangida 7, Roberto Carlos 7, Elber 7, Del Piero 6, Crespo 5, York, Flo, Zola, Inzaghi, Insoghi, che è sempre Inzaghi della Lazio, i due Filippo e Simone, incredibile, e Eschi. E abbiamo il vero Zamorano, lo conosciamo bene. Beh, bella classifica. Vediamo invece assist man, Crespo, attenzione, attaccante con 8 assist. Mentre vedete che nelle altre squadre tendenzialmente l'assist arriva da centrocampo. Comunque sia, abbiamo Babangida, anche lui ha fatto parecchi assist. E se abbiamo in questa classifica abbiamo giocatori come Recoba, abbiamo giocatori come Figo, Canio. Ottimo davvero. Va bene ragazzi, è tutto per oggi. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Sempre con le mie retrocarriere. Ciao!